Il bellunese Remo Dalla Santa rientrava dall'estero esattamente come il padovano Franco Rossetto. Ad attendergli hanno trovato i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Belluno, che stamattina li hanno arrestati completando l'esecuzione delle misure cautelari disposte a conclusione del primo filone di inchiesta Plastic Connection sul traffico illegale di rifiuti speciali fra Campania e Veneto. 22.000 tonnellate il quantitativo transitato negli ultimi 2 anni, rifiuti classificati con il codice 19-12-12, cioè scarti di produzione che non possono più essere utilizzati né ripuliti, il cui smaltimento risultava particolarmente oneroso alle aziende casertane e della cintura nord di Napoli, da cui partivano i tir diretti nei siti produttivi di imprenditori veneti compiacenti. Come è accaduto per anni nell'area della Sappa a Fonzaso, oggi in mano a un curatore fallimentare che con il comune si stava occupando della bonifica dell'area e che ora, con il sequestro giudiziario, subirà un ritardo. Noi appunto col curatore fallimentare e anche con la collaborazione della provincia e della regione Veneto che ci ha dato un finanziamento, stavamo ultimando l'asportazione di tutta quell'ammasso di rifiuti di plastica, era tutto un po' indifferenziato che c'era all'interno di quell'area. Rifiuti cosiddetti a fine corsa d'ogni genere che venivano mescolati con altro materiale per la produzione di plastica scadente o che venivano ammassati in siti adiacenti alle aziende o addirittura portati allo smaltimento con sistemi truffaldini che consentivano di recuperare le sovvenzioni pubbliche del Consorzio per lo smaltimento della plastica. La notizia del nuovo sequestro dell'area alla Sappa di Fonzaso ha bloccato la bonifica, ma non ha colto di sorpresa. Come era messa si capiva che c'era qualcosa che non funzionava. Ecco, il cumulo era da anni un po' andava giù, poi risaliva, poi andava giù. La popolazione era preoccupata prima che si iniziasse la bonifica perché per un eventuale incendio avrebbe comportato, non so, lo sgombero di tutto il comune, non solo, forse fino a Feltre, perché là c'erano calcolate dalle 5 alle 6 mila tonnellate di rifiuti che se si incendiano materiale plastico avrebbero creato un disastro ecologico nella nostra valle. Un rischio in parte scongiurato in questi anni dal monitoraggio costante dei carabinieri del NIPAF, ma non del tutto escluso, visto che gli incendi restano l'unica via per eliminare la tracciabilità del rifiuto.